Qui Jules Baker e benvenuti ad un nuovo Oppa Baker Style. Per chi non sapesse cos'è l'Oppa Baker Style, è un fuck you time. Ovviamente lo dico per i nuovi iscritti. Chi è iscritto da più tempo al mio canale ovviamente sa di cosa sto parlando. Avevo promesso di farne uno natalizio, avevo scritto di farmi le domande sulla fanpage qualche giorno fa e alcuni di voi mi hanno fatto delle domande interessanti. Quelle che non ho inserito in questo Oppa Baker Style è perché o ho già risposto oppure le inserirò nel prossimo. Miracolo di Natale vuole che l'Oppa Baker Style tornerà definitivamente sul mio canale, quindi thumbs up just for this. Iniziamo subito con le domande, come sempre, siccome sono una donna iper tecnologica, poi ve le faccio apparire qua e io le leggo sul caro amico foglietto che ormai gli affezionati al mio canale da più tempo conosceranno molto bene. Fede Infe Armstrong mi chiede: cosa ne pensi di The Rev? The Rev, per chi non sapesse chi è l'ex batterista degli Avengers Sevenfold, morto nel dicembre del 2009, è il mio batterista preferito, ha le sue iniziali tatuate dietro la schiena e il Forever qui sul mio petto è dedicato a lui, quindi penso che fosse una grandissima forza della natura. Non lo conoscevo di persona, però stando a quello che dicono amici e parenti era veramente una gran persona, quindi non voglio dilungarmi molto su questo argomento perché è un po' delicato per me. Francesco Fiume Freddo mi chiede: perché hai i capelli rosso fuoco? Non penso ci sia un motivo in particolare, semplicemente quando ero piccola mi piacevano molto i capelli rossi e ho detto a mamma: mamma, quando sono grande mi farò i capelli rossi, e infatti sono ben 4 anni che li ho rossi, semplicemente perché il rosso è uno dei miei colori preferiti. Next question. Federica Galante mi chiede: Oppa Baker Style, che ne pensi di Google Plus? Secondo te è utile? Che cosa ne pensi delle nuove norme di copyright di YouTube? Ti hanno segnalato qualche video? Fortunatamente non mi hanno segnalato nessun video. Delle nuove norme di copyright penso che sia assurdo, perché praticamente ci stanno costringendo a monitorare qualsiasi cosa nei video, e infatti alcuni YouTuber stanno passando ad altre piattaforme, come avrete già visto dai video di Zamp, che dovrebbe aver detto, non so se nell'ultimo Fuck You Time o in quello prima, comunque ha specificato che probabilmente passerà anche lui, se non erro. Le norme di copyright sono diventate veramente assurde secondo me, specialmente per noi che facciamo video di gaming, perché ormai non si può più postare nemmeno walkthrough, quindi vabbè, lasciamo stare. O perlomeno se posti walkthrough non devi mettere i video, quindi vabbè. Di Google Plus penso che, non lo so, si è incasinato il mondo intero. Io ho risposto oggi a dei commenti a cui dovevo rispondere giorni fa, semplicemente perché costo Google Plus, devi accedere a Google Plus, poi un bordello raro, tipo che non ci si capisce più un tubo. Ah, siamo su YouTube. Anyways, no, secondo me è più utile il rotolo finito di carta igienica quando devi pulirti. Se paragoni a minchia for the win. Oliver Petrassi mi chiede: Jules, ti è mai capitato di perdere la linea mentre stai facendo una partita a COD o a Gears? Se no, quale sarebbe la tua reazione? Mi è capitato talmente tante di quelle volte che a ripensarci mi sale il crimine. Ma quello serio, quello da genocidio, proprio da sterminare una razza intera. Secondo me Hitler, tra l'altro, perse la connessione quando sterminò gli ebrei. Non è vero che teneva la razza ariana. Penso che ciò che arriverà tra poco potrà farti capire molte cose. Sono in serie 3 4. Dammi la quintupla, cazzo. 6 massacro. Attenzione, sto facendo una partita di Cristo, sto facendo tipo 25-0. Vai, 26-0. Cazzo, questa me la registro. Questa me la registro, signori. Signori, questa me la registro. Me la registro. Attenzione. No.
sede OBS. Sei mai stata giudicata male o comunque allontanata per i tuoi tatuaggi e per i tuoi piercing? Sì, la risposta è sì, perché purtroppo vivendo in una società bigotta, perché voi vabbè direte, ah ma oggi come oggi è normale avere un tatuaggio? Sì, è normale avere un tatuaggio, averne 12 alla veneranda età di 21 anni no. Specialmente perché io vengo dalla città ma adesso vivo in un contesto paesano. Il mio paese è veramente molto piccolo, praticamente la gente qua ti guarda tipo malissimo. Viterbo, che è una città che sta vicino dove abito io, anche se è una piccola cittadina è ancora peggio, per non parlare dei miei piercing, perché vabbè. Comunque ragazzi, semplicemente siamo in Italia, in Italia ancora vogliamo fare quelli all'avanguardia, quelli del ma sì, ma siamo una società moderna, eccetera eccetera. In realtà siamo molto più indietro di altri paesi. Io penso che questa sia una cosa che potete notare tutti da qualsiasi cosa, che possono essere le connessioni, che possa essere la modalità di pensiero, che possa essere la legalizzazione dei matrimoni gay e quant'altro. Anyways, c'è gente che mi guarda male, gente che se ne fotte, gente che mi guarda con ammirazione. Diciamo che le cose si equivalgono quasi, ma io rispondo semplicemente con un'affermazione: chi te se incula? Samuele Barbuglio mi chiede: c'è stato un episodio nella vita che te l'ha cambiata? Allora, questa è una domanda molto interessante, forse perché è una delle più profonde che mi abbiano mai fatto. Per come la vedo io, la vita è l'insieme delle esperienze che una persona fa, a prescindere se poi siano belle o brutte. In linea generale penso che non possa essere una cosa che ti cambia la vita, ma tante cose, perché magari una persona te la può cambiare in un modo, un evento te la può cambiare in un altro, o comunque sotto delle piccole sfaccettature. Di conseguenza, per come la vedo io, non c'è una cosa che ti cambia la vita, ce ne sono tante che te la cambiano in alcuni frangenti. Cioè la somma di tutto questo è quello che ti cambia poi realmente la vita, quindi sostanzialmente ci sono tante cose che mi hanno cambiato la vita, che possono essere il mio clan, che può essere la persona con cui sto adesso, che può essere, non so, la mia migliore amica, che possono essere le persone che ho conosciuto su YouTube, che potete essere voi che mi seguite su YouTube, che può essere il fatto di aver aperto un canale in sé, non so, qualsiasi cosa abbia a che fare con la mia vita, anche la perdita di alcune persone che prima ritenevo importanti, anche, non so, degli eventi brutti, comunque sono tutte cose che cambiano la vita, quindi that's it. Luca ADTR rabbia. Did you remember? Yeah, motherfucker. Fuck, qual è stato il momento migliore e qual è quello peggiore nella carriera da youtuber? Allora, il momento migliore penso sia stato quando mi sono resa conto che sempre più gente mi iniziava a seguire, che sempre più gente apprezzava quello che facevo, che comunque c'è gente che mi apprezza. Siete in più di 8.000, siete quasi 9.000, siete tantissimi, quindi penso che il momento migliore sia appunto, che non ricordo esattamente quando è stato, ma quando ho realizzato che c'era una bella fetta di popolazione italiana, diciamo, che iniziava a seguirmi, per quanto voi direte la tua cifra è relativa, perché poi sono andata a guardare i canali di Ron, Zamp, Johnny Click, eccetera eccetera, le cifre sono spropositatamente più grandi. Però nel mio piccolo vi invito a pensare che 9.000 quasi persone, sono sempre quasi 9.000 persone, immaginatevi quasi 9.000 teste in uno stadio, sono veramente tante tante persone. È come se io riempissi un concerto intero di miei followers, cioè tipo una cosa impensabile, una cosa assurda. Il momento peggiore, non penso di poter dire che è il momento peggiore, anche perché purtroppo è scaturito da una mia mancanza, nel senso che mio malgrado so che le azioni hanno reazioni uguali e contrarie, nel senso che sapevo perfettamente che prendendomi una piccola pausa da YouTube per problemi personali, che A, non sto qui ad elencare, B, comunque avevo già detto di aver avuto nello scorso video, diciamo per colpa di questo piccolo periodo di pausa, mi sono calate molto le statistiche. Ora voi direte, vabbè, ma tu fai YouTube perché ti diverti, ma questo senza dubbio, però vedere che un tuo video prima magari veniva seguito da più gente e passare ad ora che magari ne segue molto meno gente, o vedere gente che si è disiscritta dal canale per questo, permettete che comunque sia un po' deludente, nel senso io metto passione in quello che faccio, ci metto impegno nel mio piccolo e comunque cerco sempre di
di portare qualcosa di bello da vedere, cerco sempre di impegnarmi, mi critico sempre, ogni video che faccio io critico me stessa perché sono fatta così. Principalmente direi che è questo una delle cose peggiori che potrei elencarti, però non è nemmeno un evento in particolare, perché comunque, come ti ho già detto, è scaturita da un mio comportamento, una mia scelta, che poi ovviamente si è ricaduta sul mio canale e sul mio rendimento su YouTube, ma io spero comunque di poter riprendere al meglio, anzi di poter crescere ancora di più insieme a voi. Raffaello Barbato mi chiede: fuck, sei mai andata al Tomorrowland? Se sì, ti sei divertita? Se no, vorresti andarci? Per chi non sa cos'è il Tomorrowland, è un evento musicale, anzi vi invito a cercarlo su YouTube perché è una cosa veramente mostruosa, c'è gente da tutto il mondo, ma proprio da tutto il mondo, è qualcosa di fantastico, ci sono milioni di persone, non so nemmeno quante cazzo siano, ma penso siano milioni di persone, adesso non lo so. Comunque è un evento musicale che si tiene in estate, mi sembra, adesso non so le date precise, perché mi sono informata poco. Anyways, ho visto molti video, non ci sono mai andata, ma sì, mi piacerebbe molto andarci, se non altro perché penso sia un'esperienza favolosa, così come spero di andare un giorno a Rock Am Ring, che è totalmente un altro genere musicale, ma è un evento grandissimo anche quello. E se non conoscete nemmeno il Rock Am Ring, vi consiglio, e se magari vi piace comunque il genere metal e affini, vi consiglio di cercarlo su YouTube, digitate Rock Am Ring e guardatevi i video perché è fantastico. Giovanni Rescigno mi chiede: fuck, la tua peggior figura di merda di quest'anno. Per chi di voi comunque non mi conoscesse nella vita reale, non sapete che io sono una macchietta umana, nel senso che oltre a fare l'imbecille qui su YouTube, io sono una snocciola figura di merda, nel senso che sono una macchina di figure di merda. Cioè, ovunque vado devo lasciare la mia impronta, che poi sia per un'esclamazione in particolare, che sia perché faccio un cascatone epocale o perché faccio qualcosa che fa ridere gli altri, poco importa. Fatto sta che io snocciolo figure di merda ogni 3x2, ma ne faccio così tante che poi me le dimentico, quindi come non voglio lasciarvi senza perle di saggezza, il mio gatto si è appena... Aspettate un attimo. Ciao, buon Natale! Piccola interruzione tecnica a parte. Dicevo, siccome non voglio lasciarvi senza figura di merda, diciamo così, natalizia, vi racconto quella che ha fatto mia madre tipo 2 giorni fa, o 3 giorni fa, una cosa del genere. Sì, la sua la coda del mio gatto, quindi non... fate finta che non stia succedendo nulla su via. Allora, fuori da casa mia, io abito al piano terra, quindi da qua, da subito sulla strada, e praticamente ci sono dei ragazzini, sempre estate e inverno, con la pioggia, con la neve, con qualsiasi intemperia possibile. Penso anche se ci fosse uno tsunami di cavallette qua fuori, loro starebbero qui a rompere i coglioni fuori dalla mia finestra. Quindi ecco, hanno il viziaccio di rompere il cazzo fuori dalla mia finestra. L'altro giorno io non c'ero, c'era mia madre da sola a casa e questi ragazzini che gli hanno suonato 3 o 4 volte al citofono e poi sono scappati, proprio i classici scherzi che facevamo noi negli anni 90, ma ovviamente loro sono ritardati e si sentono Albert Einstein per aver scoperto che puoi suonare a casa di un cristiano che si sta facendo i propri cazzi e poi scappare come se non ci fosse un domani. Fatto sta che, essendo il mio un paese, passa il comitato festeggiamenti a raccogliere i soldi per le varie feste. Il caso ha voluto che passassero a chiedere i soldi dopo che questi ragazzini hanno suonato e sono scappati. Quindi mia madre, essendosi rotta il cazzo di questi scherzi, di queste burle infantili, gioviali, che snocciolavano codesti hobbit del cazzo, ovviamente che cosa ha fatto? Quando ha sentito il campanello suonare, ha aperto la finestra e con sua soave proprio esclamazione così molto femminile ha risposto: assorata! E ha chiuso la finestra, ovviamente non sapendo che erano quelli malcapitati del comitato festeggiamenti. Hanno risuonato e hanno fatto: scusi signora, siamo del comitato. Ora, mia madre non sapeva se fare una buchetta con una punta di diamante e ficcarcisi dentro ricoprendosi di mattonelle, oppure rispondere alla citofonata dei malcapitati. Fatto sta che ha dovuto spiegare la situazione, per fortuna che i poveracci hanno episodi simili a casa loro tutti i giorni, quindi hanno detto: no signora, non si,
non si preoccupi, capiamo la situazione. Questo perché le figure di merda qui in famiglia sono rinomate, e questo perché lei è mia madre, quindi è anche peggio di me. Valerio Mancini mi chiede: se comprerai Ghost, inizierai il Rotto Commander? Qual era il tuo sogno da piccola? Allora, non penso di iniziare il Rotto Commander, perché comunque, essendo una serie abbastanza lunga ed impegnativa, dovrei comunque aprire un secondo canale, e sinceramente non ho intenzione di aprirlo ora. Più in là magari lo aprirò, ci sposterò i vlog eccetera eccetera, anche gli Oppa Baker Style, ma non mi sembra il caso di aprire un secondo canale per il Rotto Commander, perché ripeto, è una serie lunga ed impegnativa ed è vista e rivista e rivista e rivista, e sinceramente già sono in dubbio se comprarmi Ghost o meno, perché già me l'hanno sconsigliato gli amici, me l'hanno sconsigliato i fan, me lo sta sconsigliando, tra un pochetto esce Gesù dal presepe e mi dice non ti comprare Ghost, quindi non so se effettivamente sia il caso di comprarlo, figuriamoci farci un Rotto Commander, che praticamente penso sia la serie più gettonata e più praticamente sputtanata di tutto COD. Qual era il mio sogno da piccola? Bella domanda, perché tutti quanti da piccoli vogliono fare lavori che poi magari nella vita nemmeno si realizzano. Io da piccola penso di essere rimasta sempre coerente, penso perché è passato anche a me il momento dei voglio fare la parrucchiera, però diciamo che è stata un'ondata di cazzate e poi fortunatamente crescendo mi è passata sta cazzata. Ma non perché la parrucchiera non sia un bel lavoro, ma semplicemente perché io non sono il tipo, proprio no. Quindi vabbè, è come se, non lo so, un cieco andasse a fare il guardalini. Cioè, non ha senso. Comunque penso di essere rimasta abbastanza coerente negli anni, nel senso che ho sempre voluto fare o la cantante o l'attrice, crescendo poi pian piano coltivando la mia passione per i videogiochi. Tra questi piccoli, chiamiamoli piccoli, sogni nel cassetto, si è aggiunto anche quello di fare qualcosa in ambito videoludico, che poi sia lavorare nell'ambito dei videogiochi, che sia, non so, qualcosa che riguardi i videogiochi. Questo comunque è venuto con il tempo, coltivando pian piano la mia passione per i videogiochi, che crescendo poi mi è rimasta fortunatamente. Quindi diciamo che poi col tempo ho pensato anche a questo piccolo spicchio di possibilità. Ultimo ma non per importanza, volevo trattare due minuti questo argomento perché me l'avete chiesto in tanti. Infatti non inserirò i nomi di quelli che me l'hanno chiesto, ma sappiate che siete stati parecchi. Era un argomento sul quale volevo soffermarmi senza fare tanti nomi, senza mettere lo screen della domanda, perché avrei dovuto mettere tipo 46 screen, non mi sembrava il caso. Mi avete chiesto di parlare di YouTube, comunque in generale della community italiana, di come si sta evolvendo, di cosa ne penso io, di come si è evoluta eccetera, comunque di della community italiana di YouTube. Allora, la community italiana di YouTube, bell'argomento, perché qua andrebbe fatto penso un video a parte. Anzi, mi scuso in anticipo se mi dilungherò un po' su questo argomento, ma ci tengo a chiarire la mia posizione e quello che c'è qua dentro. Come ben sapete, io sono su YouTube da meno di un anno, il 26 febbraio farò un anno che sono su YouTube, quindi posso parlare relativamente da YouTuber e più che altro potrei parlare da viewer, nel senso potrei più stare nei vostri panni che non nei miei. Anyways, da quando io sono su YouTube già le cose sono cambiate parecchio, anche da poco meno di un anno a questa parte. Le cose sono cambiate, è di tendenza a dire di far video, mentre prima magari chi faceva video rimaneva un po' più riservato, nel senso che non penso che facesse piacere tizio faccio video su YouTube, adesso sì, perché adesso fare video su YouTube è diventato un vanto, perché adesso essere famosi su YouTube è più importante di avere delle idee chiare nella vita, di avere degli ideali e delle virtù. Questa è la situazione attuale su YouTube, o almeno questo è quello che penso io. Ormai avere 30.000 views rispetto a 1.000 è molto più importante che essere una persona sana di principi, così come essere famosi su YouTube può essere più importante di costruirsi dei rapporti umani veri e propri al di fuori di YouTube. Non penso assolutissimamente di essere una chiusa di YouTube, anche perché ho passato un mese senza fare video, quindi proprio non vedo il motivo per cui io dovrei essere una malata di YouTube, anche perché altrimenti avrei continuato a fare video anche con il mio umore del cazzo, anche se non avevo voglia praticamente di parlare con anima viva, compresi i miei migliori amici, ma avrei continuato a fare video se ciò fosse stato vero. Siamo talmente tanti ormai a fare video, perché ogni giorno c'è qualcuno che si apre un nuovo canale YouTube, anche gente che prima non pensava minimamente di fare YouTube, guardando noi YouTuber, si invoglia e si apre il canale.
Siamo talmente tanti che ormai riuscire ad emergere è difficile. Riuscire ad emergere per le capacità personali ancora di più, perché purtroppo ci sono dei youtuber bravissimi che purtroppo non hanno le possibilità di sfondare, tra virgolette, perché magari hanno dei canali di nicchia, nel senso che magari non conoscono qualcuno che gli può dare una mano, che magari non hanno le possibilità di fare le views. Voi sapete meglio di me che ci sono dei canali che non vengono seguiti, ma canali in cui lo youtuber comunque è valido, nel senso che potrebbe avere molte più cifre. Ora ovviamente con questo piccolo paragone che ho fatto non volevo prendere d'analisi nessuno, non volevo attaccare nessuno dei canali più grandi, anche perché io conosco Gabbo, conosco Dread, conosco Own personalmente e conosco Sector e quant'altro, e assolutamente sono persone che si meritano quello che hanno perché si impegnano, si sono impegnati per ottenerlo. Anyways, quello che volevo dire io è semplicemente che ormai fare YouTube, oltre ad essere diventato un vanto e ad essere diventato un argomento di discussione quotidiano, è diventato anche un modo per attaccare il lavoro altrui. Questo era quello dove volevo andare a parare. Perché ormai, se qualcuno fa qualcosa su YouTube che viene apprezzata, ci sarà sempre quella fetta di gente che ti butterà merda contro solo per il gusto di farlo. Ovviamente questa era una cosa che già succedeva prima, perché gli haters sono sempre esistiti in qualsiasi campo, che esso sia musicale, televisivo, cinematografico, appunto di YouTube, a livello di video, eccetera eccetera. Quindi questo non è questo il punto. Il punto è che aumentando le cifre di youtubers, aumentando lo spazio dedicato a YouTube nella vita quotidiana, è aumentato anche il tasso di haters, di gente che viene sotto il tuo video a criticarti a scazzo, a dirti muori male, magari semplicemente perché hai preso delle decisioni che non c'entrano assolutamente nulla con YouTube, e sì, in questo caso parlo di me stessa. Così come c'è gente che magari critica il lavoro altrui non pensando che dietro a quel lavoro, per quanto per voi possa sembrare stupido, c'è dell'impegno, c'è del tempo speso, ci sono dei soldi spesi magari per attrezzature, elettricità, qualsiasi cosa essa sia, comunque c'è dell'impegno. Fermo restando che comunque non siamo in televisione, che tu guardi quello che ti propino io o guardi questo, cioè o mangi sta minestra o ti butti dalla finestra. Se tu vieni sotto il mio video, o comunque vieni a vedere un mio video e lasci un commento cattivo dicendo che io non sono capace di fare quello che faccio o dicendo cattiverie a random, ti ricordo, caro il mio hater Paxo, che sei tu che di tua deliberata scelta sei venuto sotto il mio video a scrivere quelle cose, sei tu che sei venuto nel mio canale di tua scelta, perché nessuno ti ha imposto i miei video, hai speso quei 10, 20, 30 minuti del tuo tempo, hai sprecato il tuo tempo di tua deliberata scelta a guardare il mio video, che tu reputi spazzatura. Quindi non capisco perché dopo i primi 2 minuti, se capisci che non è il caso di continuare perché non ti piace ciò che faccio, prendi, chiudi il video e impieghi la tua vita in modo diverso, ok? Costruite il vostro futuro in modo diverso anziché usare il vostro tempo per iterare gente che si fa il culo magari per ottenere quello che vuole nella vita. Ma che sia anche nella vita reale, che sia nel lavoro, che sia a scuola, che sia da qualsiasi parte, cercate di evitare di puntare il dito a caso contro qualcuno che si sta facendo il culo per fare ciò che fa. Io sono la prima ad aver commesso questo errore a volte e sono la prima ad averne pagato le conseguenze, perciò think about it. Bene ragazzi, questo Pubbaker Style finalmente, perché non so nemmeno quanto è durato, perché devo ancora editare e fare i tagli, quindi non lo so, è finito qui. Io vi invito a lasciare un like e un commento qui sotto, vi invito ad iscrivervi al mio canale se volete entrare a far parte della nostra Baker's Family, vi invito a lasciare le domande per il prossimo Pubbaker Style qua sotto e soprattutto vi invito a fare domande un po' più profonde, o se comunque avete qualche curiosità su di me e siete insicuri se la domanda me l'hanno già fatta o meno, andatevi a guardare gli Pubbaker Style precedenti. Il link della mia fanpage lo trovate in descrizione come sempre, quindi se volete venire ad iscrivervi sulla fanpage dove posto foto, stati, esperienze di vita, cazzi e mazzi vari. Io spero che il video vi sia piaciuto. See you guys next time! Bye! Non ce la farò mai a registrare questo video io. Ma Sofia, ma sto lavorando! Ma non schifo! Fuck off, you douche! Buon Natale!